Bella a tutti ragazzi, siamo noi della Degrado Family, Mirko e Ricky, Capo Cannone, Paolo Cannone, no, Capo e Cannone. Giochiamo a Here to Slay. Se vi siete persi il video, male, molto male, andatevelo a recuperare. Allora, intanto per la scelta dei personaggi, noi facciamo con lancio del dado. Sì, però prima vedi ancora il più alto di due, ok, quindi parti te. Inizio io, ok. Da 1 a 6, 5 questo. E ancora mi è uscito. First Reason. Ogni volta che lanci il dado per una challenge, più 2 per quel lancio. Sì, pure quello. Fortissimo. Ruba una carta dalla mano dell'avversario usando un'azione. Sì, il mio preferito è questo, e quello di Kuz è questo qua. Sì. Infatti lo è per quello che ho fatto vedere nel tutorial. Poi, pensiamo 3 carte mostro. Ci danno 5 carte a testa. Ok, vedete che parto io. E si inizia il turno. Io sus. Non c'è. Non bisogna pescare, bisogna solo attivare le 3 azioni possibili che sono scritte sul foglietto. Comunque trovate un riassunto delle regole che vi avevo spiegato da dare ai giocatori. Se hanno dubbi sul nascere, diciamo. Allora, io uso un'azione per giocare Greedy Chicks. Praticamente se faccio 8 o più, ogni giocatore mi deve dare una carta dalla sua mano. 7, quindi no. Poi, come seconda azione, gioco Mighty Blade, che se faccio 8 o più, gli eroi della mia squadra non possono essere distrutti fino alla fine del prossimo turno. 6, quindi niente, anche questo, porca di quella vaccona. Poi uso la terza azione per pescare una carta. Vai. Allora, turno mio. Ok. Gioco questa. Se esce 8 o più, pesco 3, scarto 1. Fortissimo. 6. 6, quindi niente. 6 più 3. Ah, ecco. Ah, vai. Quindi in questo caso passo da 6 a 9 con questo qua. Io avrei potuto usare, ho aspettato perché avrei potuto usare un challenge per annullare, per provare ad annullarglielo, oppure un altro modificatore per togliergli ancora. Quindi pesco 3, scarto 1, scarto questo che tanto non fa niente. Ok, culo, 8. Poi gioco questa, se esce 8 distruggo un eroe. 8 più 5, niente, posto. E uso un'azione per di questo qua che dice spendi un'azione e rubo una carta dall'avversario, dalla mano dell'avversario, prendo questo modifier. Porca troia. E io ho finito, vai. Ok, vado io. Allora, io uso un'azione per pescare. Non so se si vedono i mostri. I miei più che altro, c'è il mazzo davanti. Sì, si vedono. Poi, allora, io uso le mie due azioni per attaccare Arctic Aries. Devo fare più di 11 per averlo e 6 o meno devo sacrificare la creatura. 8, niente. Non succede niente, vai. Hai attaccato un mostro? Sì, ma non ce l'ho fatto. Ho fatto 8. Va bene. Allora io... Ok. Uso un'azione per rubarti una carta dalla mano. Prendo questo. Meno 4. Assurdo. Fortissimo. E poi provo a attaccare questa qua. Devo fare 10. Un po' più. 8. Come me. 8... 11. Vai via. Quindi lui ottiene e ha sempre attivo l'effetto del mostro. No, e ogni volta che uso un effetto dell'eroe con successo posso pescare una carta. Esatto. Quindi è una delle più forti secondo me questa qua. Questa e il drago e questa sono le più forti. Almeno a mio parere poi. Vedete voi. Allora vado io. Allora,
Io gioco Dodge Dealer, se faccio 9 o più ci scambia le carte in mano. Aspetta. Le carte hai in mano? 2. Aspetta, che mi tirano. Ah, sull'entrata. Devo farlo sull'entrata. Yeah. Le challenge vanno fatte sull'entrata della carta. Ma porca. Tu hai più 2 sulle challenge. Sì. Ok, no, 12. Questo resta. Quindi lancio per l'effetto. Yeah. 7 non si attiva. No. Porca vacca, mia. Visto che ho 3 eroi posso attaccare la Nurank, la Kurnaland. Ok, secondo me 8. 8, lo ottengo, mi usi qualche modifier? Non lo so, lo no, uso un modifier assolutamente, troppo forte. Ti do meno 4 sul roll. Quindi andresti a 4. Ok, niente, non ho niente, da sacrifico una creatura. Sì, perché avendo fatto questo, meno di 6 devo sacrificare un eroe. Vai. Allora, io uso uno per rubarti una carta. Tieni, soldi. Prendo questa. Okay, fa schifo questa. Sì, fa e... vabbè, ci sta. Ok, poi gioco questa. Se entra, cioè se entra 8 più, okay, pesco una carta e se è un eroe... no, e poi posso giocare un eroe della mia mano. Se ce l'ho. 9. Quindi pesco. Ok, ho pescato questa. Non ho eroe in mano, quindi niente. Però aspetta, quando parte l'effetto si attiva questa e pesco una carta. Ok, posto. Poi ho un'altra azione. E arriva. Ok. Penso di sì. Penso che farò. Che fa? Se fallisco di attivare l'effetto, pesco una carta. Ok. Allora, io uso tutte le mie trazioni nel turno per scartare la mia mano e pescare 5. Ok, quindi tocca di nome. Sì. Allora. Io provo a attivare l'effetto di questo qua, targettando questo. Ok. No, in parte, e pesco uno per l'effetto di questo. Ok. Poi. Vorrei provare ad attaccare questo. Va bene. Devo fare 7. Sì. 6. Provo a dare più 2. Ti do meno 4. Challenge meno 4. Vabbè, c'hai più 2. Dai, il challenge l'hai usato per le tiro. È uguale, indifferente. 10. Sì, vabbè, ma che culo però che c'hai. Guardate, 12, no. 5, 6, 7. Niente. Quindi questa viene annullata, siamo in questa situazione qua in cui io ho fatto 6 più 2, 8. Quindi se la lasci posto, così lo prendo. A posto. Ok, forse. Ho finito. Ah, vado io. Dai, non sono dalla mia parte, diciamo. No. Allora, gioco Fluffy. Se faccio 10 o più spacco 2 carte eroe e scelgo questi 2. Sì, un altro mostro e ho vinto sostanzialmente. Oppure 3 di questi qua. Allora, gioco Bear Claw. Però si tiene 4. Se faccio più di 7, scelgo una carta dalla mano del mio avversario. E se è una carta eroe, ne scelgo un'altra. Se la dà da prendere. 7. Ti do meno 2. Io uso la challenge. Sono meno 2. Sì.
9, 10, 11. Devo fare 11 o 12. No. Scelgo una card, se non ho un'altra. È un eroe. Che culo. 50-50 sì, non basterà certo questo. Vabbè. Come ultima azione, tanto all'ultimo, uso Critical Boost, la magia, pesco 2 e scarto 1. Cioè pesco 3, scusa, scarto 1. Scarto questo. Vai. Allora, io provo a attivare questa qua, devo fare 8. Provo a attivare questa su questa qua. Ok. No, però pesco uno. E vale. No, aspetta però, cazzo, io c'ho il più uno su tutti i roll. Vabbè, non basta comunque. No, questo basta. Avevo fatto 7. Sì, sì. No, questo basta. Questo basta, che è 7 più 1, a meno che non hai qualcosa. Era su questo il target. No, questo basta. E se parte l'effetto pesco uno, quindi alla fine qua. E c'è l'ultima azione. Questa anche col più uno non bastava. E provo a attivare questo. No, 6-7. No. Allora vado io. Allora, io do questo item al Beer Claw che praticamente ogni volta che attivo l'effetto dà più 2 al lancio del dado. Tiro la challenge. Ok, tiro per la challenge. Porca troia, 12. Niente. 5-6. No, carte male, non so. Quindi, vabbè, lo faccio per lo sport. No, non devi mica tirare, sono attivi l'effetto, hai solo dato il... Ah, è vero, ho usato solo l'item. Allora, con le ultime due azioni non posso attaccare nessun mostro perché servono dei requisiti diversi. Ma niente, pesco e pesco. Vai. Allora, io provo ad attivare questo qua sul Beer Claw. Ok. Sì, pariti, cazzo. Sono 8 esatti. Ti do meno 3. Va bene, non parte, parte questo, pesco 1. Ok. Provo ad attivare questo qua. No, attivo questa. Do più 2 roll e tiro questa. Vabbè, dai, ci sta per lo sport. Aspetta, però devo pescare uno perché è partito l'effetto. Sì. Prima scarto. Scarto questa e pesco uno. Allora, vado io. Allora, io uso Wise Shield. Porca troia. Questa carta è quella delle carte più forti del game. Se faccio più di 6, più 3 a tutti i roll fino alla fine del turno. Sta qui, ragazzi, tantissimo. Direi 9, qualcosa. Ok, quindi ho più 3 a tutti i roll e attacco quello da 4, è l'unico che posso attaccare. Anche fuori. No,
11, 12. Prendo lo, il mega slime, che ho un'azione extra durante il mio turno. Vai. Posso giocare, posso fare un'azione in più. Sì. Dico, potete vedere, i mostri sono fortissimi, cioè ottenerli è fondamentale. Infatti molto spesso si tende a usarla come condizione di vittoria, quella di avere tre mostri, piuttosto che magari averti qua sì, tutti e sei tipi. Decisamente. Poi lo stile di gioco varia in base anche al personaggio che hai pescato, quindi c'è, cioè, molto bello come gioco, appunto. Le... questo su questo. Ok. Le illustrazioni delle carte sono strabelle. Ah, di, vabbè. Muore il Wise. Ah, devo pescare due per questo. Quando mi è sconfitto peschi due. Vabbè, fa lo stesso. Insomma, che tanto. Prossima volta. Aspetta. Mamma mia. Allora. Vabbè, c'è stato un misunderstanding. Sì, sono distratto. Certo. Attivo questa su questa. Non puoi attivare l'effetto. Ok. E quante carte hai in mano? Qua. 5. Sì. Vabbè, provo a tirare questa qua. Ok. 10. Va bene? Sì. No, pesco 3, scarto 1 e poi pesco 1 di questi. Vai. Allora, io provo subito ad attaccare questo qua. Corrupted Dente Sciabola. 9 più 7 e più 4. 11. Ok, challenge di 4. Vabbè, tiro più 1. 7, 8, 9. Sì. Ogni volta che distruggo una carta eroe posso rubare un eroe. No, lo posso rubare invece che distruggerlo. Sì. Ok. Poi io ho anche un'azione extra, quindi ovviamente posso attaccare un altro mostro. Sì, decido di attaccare. Provo la vittoria. Il Dark Dragon King. 9. Challenge numero 2. 7 si può fare. 7 ti ritira. Se non hai niente per aumentare il tuo lancio. Lo anche però. Pensassi di rigiocarmi 55. Esatto, quindi vai. Ma devi fare? Vabbè, no. Ho fatto 9. Meno 2, 6. 7. Il nulla. Allora, io. Tanto se lo tieni hai vinto, quindi 4.
di scartare due carte. Assurdo. Tocca a Mua. Io non posso attaccare nessuno perché non ho per il momento no. Vacca lunga. Però gioco Bull sì. Tipo l'effetto, se faccio 7 o più, guardo le prime carte del mio mazzo, ne aggiungo una alla mano e le altre in cima al mazzo come voglio. Tipo Doffy, 2, poco Giuda, quasi dai. Quasi guys. Niente, uso due azioni per attaccare il mammut. Ah sì che ce l'hai. Adesso sì. Devo scartare due carte, tutta la mano. E poi ho un'azione ancora perché non è extra. Ma ci vale questo qua o pescare? No, pesco. Vale. Io provo, dai. Più due sui roll e attacchiamo. Ah, quella carta lì. Qui la situazione. Chi è che attacchi? Mammut, tanto è. Ce l'abbiamo col mammut. Sì, no, è uguale, tutto uguale. Sì, 11. Io non ho niente. No, scusa, 11, sì. Io non ho niente. Hai vinto. E la partita è finita. Come molto al cardio palma. Come potete vedere, c'è cioè, anche se uno sembra che stia vincendo, in realtà si può ribaltare in un attimo, dipende dal lancio dei dadi. Gioco carino, simpatico, da fare con gli amici, intrattiene. Oh. A me, sinceramente, è uno dei miei preferiti. Poi gli artwork delle immagini sono bellissime, poi adesso è uscita appunto la versione italiana. E va bene ragazzi, noi vi salutiamo, mi raccomando, se vi interessa, in descrizione. Se vi interessa il gioco scriveteci su YouTube o comunque su Instagram, ci sono tutti i link in descrizione. Facebook, abbiamo anche il gruppo Telegram dove mettiamo i nostri prodotti nuovi, o comunque se una delle esigenze particolari può scrivere, le vedremo cosa fare. Rispondiamo a tutti. Facciamo anche su ordinazione, sì. Rispondiamo a tutti, qualsiasi cosa, album, giochi da tavolo, poi nel caso vi rispondiamo, guardate purtroppo non abbiamo disponibile. Esatto. Prezzi di norma più bassi del mercato. Bene, ciao a tutti.